Avve a tutti i miei legionari Barbarossoni iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto sul primo episodio di questa campagna di Lex Wright di Imperium's Greek Wars. Questo è un videogioco strategico indie prodotto da Cube Games e gentilmente i ragazzi di Cube Games hanno scelto di darmi una chiave del titolo in modo da provarlo con voi. Come potete ben immaginare e vedere, si tratta di un videogioco strategico ambientato nel periodo classico della storia greca e è possibile anche giocare in determinati periodi particolari, nello specifico la guerra del Peloponneso, l'ascesa di Filippo il Macedone, l'epoca di Alessandro Magno e c'è anche uno scenario ad hoc rilasciato come DLC gratuito sulla guerra di Troia, anche se sapete che io preferisco chiamarla Ilio per ovvietà nella terminologia che viene data al nome della città in greco nella lingua italiana, ma sono gusti personali, sapete che io sono fatto così. Vorrei giocare insieme a voi il tutorial, non so se riusciremo a farlo tutto, non so se questo titolo sarà di vostro gradimento, ma ciò non di meno voglio provarci. E una prima nota a favore del titolo è la colonna sonora, che al momento ho nelle mie orecchie sparata a palla e devo dire che non mi dispiace per niente, mi fa venire in mente i giochi di una volta, come dicono i vecchi, no? Beh, io sto piano piano invecchiando, è normale, e mi fa venire in mente effettivamente i videogiochi strategici che mi hanno fatto avvicinare al mondo della strategia quando ero un po' più piccolo. Giochi del calibro di Rise and Fall, bellissimo, Civiltà in Guerra, o American Conquest, e tanti altri, ragazzi. Se ne avete qualcuno che volete menzionare per noi amanti della strategia da riesumare, non esitate a farlo. Sparta and Athens have a venerable presence that has shaped our history, and neither will easily yield their place. Though Sparta lost its dominance a few decades ago after an earthquake, leading to Messenia breaking away and defeat under Theban spears, underestimating their will for reascendence would be a mistake. Military tradition is in their blood. They will not settle for second place at the Olympiad, nor diplomatic table, much less the battlefield. Athenian presence now stretches from Attica to far-flung colonies along our sea. They also control the Delian League. However, many allies resent Athenian hubris and treatment of them as slave nations. Outright rebellion may be nigh as other states seek to undermine them. Yet, while Sparta and Athens influenced our culture for centuries, another rival enters the amphitheater for the final act. Young Philip has taken the throne in Macedonia, his brother the king having recently fallen against barbarians. Though his fledgling kingdom struggles, Philip is fearless and ambitious. Oracles have prophesied that Hellenes will learn how one man can change the history of so many. Allora, innanzitutto ringraziamo la community italiana di Imperium, ragazzi, perché sono loro ad aver tradotto il titolo in italiano e tanta roba. Sapete che per me non è un problema giocare ai titoli di qualsiasi tipo in inglese, ma il fatto che qualcuno abbia tradotto gratuitamente un gioco in italiano per semplificarlo per chi non ha voglia di perdere tempo con traduzioni o impazzire dietro a terminologie inglesi difficilmente comprensibili, loro hanno fatto davvero un gran lavoro, anche perché per un gruppo di emergenti come i ragazzi di Cube Games, che addio, magari adesso sono un'azienda gigantesca, io non lo so, ma mi sembra che sia comunque un'azienda abbastanza indie, tradurre un videogioco in tante lingue ha naturalmente dei costi che non sempre possono essere sostenuti. Parentesi, non sapevo che Filippo il Macedone avesse un fratello, Perdicca, quindi grazie per avermi già insegnato qualcosa dopo pochi minuti, bellino il tutorial, niente di male, quindi giocheremo con Filippo II, che ha aperto l'ascesa, del figlio Alessandro Magno, che tutti noi ricordiamo e che ha cambiato il corso della storia, ma che ha potuto fare quello che ha fatto anche per via di quello che ha fatto il padre. Benvenuto, noi nobile gente di Macedonia, affidiamo a te il nostro futuro. Questo è quanto possiamo dirti circa la situazione politica attuale. Possano gli dèi guidare i tuoi passi, e per gli dèi così sia. L'antica Grecia, prima ancora di essere chiamata con questo nome,
non era affatto considerata una nazione coesa. Essa non era altro che un agglomerato frammentato di città-stato sparpagliate su un territorio ben più ampio dell'Ellade. Anche dopo essersi temporaneamente unite per respingere i persiani, dopo la terribile guerra del Peloponneso, durata ben 27 anni, queste litigiose città sono costantemente in lotta tra loro, talvolta coalizzate in alleanze effimere. Ad est, i persiani, eredi dell'impero Achemenide, mantengono a fatica il controllo sulle loro turbolente satrapie. A nord, tra le colline dei Balcani, le tribù barbariche dell'Illiria e della Tracia competono con gli stati ellenici per la supremazia. Sparta, Atene e la Beozia persistono nella loro rivalità. La Beozia è Tebe, essenzialmente. Ora, però, un nuovo potere si sta affacciando sulla scena, la Macedonia. Macedonna. Mi piace molto il termine in inglese e adoro che abbia parlato di Ubris. La Macedonia è un grande regno che si trova nella periferia, ok, bellissima musica però troppo forte, non capisco più niente se no. La Macedonia è un grande regno che si trova alla periferia della regione, dominata dalle città-stato elleniche. La sua posizione strategica sul Golfo di Terma gli garantisce l'accesso al mare, ricche miniere d'oro e ampio spazio per espandersi. Pur essendosi sottratta al gioco dei persiani, la sua posizione tra le potenze elleniche non è stabile. Oltre ad essere considerato un regno semi-barbarico, essa non possiede la forza economica e militare per aspirare ad un ruolo egemone, ed è dunque relegata in una posizione politica secondaria. Nonostante questo, essa mantiene un atteggiamento aggressivo verso i propri vicini. Le relazioni diplomatiche sono particolarmente tese con Atene, il regno degli Odrisi, il regno di Dardania e gli Enchelei, che sembra tipo una specie mitologica, ma scopriremo a breve chi sono. Infatti, questi conflitti sono recentemente costati alla Macedonia il suo re e un nuovo monarca, Filippo II, è salito sul trono. Anche se i suoi piani sono ambiziosi, la Macedonia potrà aspirare alla supremazia solo dopo aver potenziato le proprie infrastrutture e il proprio esercito. La nostra tradizione militare ti permette di contare su truppe esperte, alcune di esse recentemente reclutate. Le unità di base possono già ottenere miglioramenti di attacco e difesa. Tali vantaggi militari non devono essere sprecati. Il futuro del nostro paese è ora nelle sue mani. Onora la visione dei nostri antenati e prosegui le loro grandi gesta. Il tuo predecessore ha già preparato alcuni piani chiamati obiettivi. Essi possono essere trovati sotto questa icona, nel menu di stato o nella finestra di stato. Segui le loro orme e adempi il tuo destino. Ti diamo il benvenuto nel tutorial. Questo tutorial ti guiderà, richiederà circa 50-60 minuti per essere completato, ma se hai bisogno di una pausa potrai salvare il gioco e proseguire in seguito. Grazie capo, estremamente gentile, probabilmente lo farò. Ok, quindi, 3 video... o perlomeno 2 dovremmo essere in grado di fare. In realtà 3. Considerando l'introduzione, ci vorranno almeno 3 video per fare il tutorial. E va anche bene. Pannello tutorial, comparirà sulla parte sinistra dello schermo per l'intera durata. Ok, qua. Questo pulsante ti permetterà di richiamare l'incarico corrente. Trovare l'unità corrente, trovare la posizione corretta dove l'azione dovrebbe essere eseguita. Questo pulsante chiuderà il tutorial. Quando ricevi un nuovo incarico, i pulsanti ti aiuteranno a completarlo. Lampeggeranno. Punto di domanda, indica questa icona nella finestra di dialogo, indica l'incarico corrente, il tuo primo incarico è semplice, clicca sul pulsante I, no, non so se ci riesco, è difficile. Ok, perfetto, ora sai cosa fare se ti serve aiuto, usalo ogni volta che non sai come proseguire. Va bene capo, va bene. Tipo, cominciamo a cliccarci sopra, richiama l'ultima attività, clicca uno dei tuoi elementi mappa per selezionarlo. Intendi questi? Ma allora, qua abbiamo la visuale strategica, qua abbiamo gli effetti sonori, c'è una griglia della mappa, ok, buono a saperlo, sovrapposizione di colore, ci fa vedere la mappa politica. Queste unità sembrano un pelo essere state massacrate, qua abbiamo sovrapposizione dei colori del terreno, ah, ci permette di vedere effettivamente il terreno dal punto di vista geografico, se è pianura, eccetera, eccetera. Area di rifornimento, limite, va bene. Mi sposto nella mappa tra l'altro con le freccine? Sì. Va bene, buona sapersi. Attiva, disattiva nuvole. Dove sono le nuvole? Oh, guardale qua, che belle. E ce le teniamo, che facciamo? Ce ne priviamo? Ci sono le etichette delle città. Scusate il taglio, ma ho dovuto tossire. Ci sono le etichette delle città che direi che ci teniamo perché hanno il loro perché. Qua abbiamo attiva, disattiva tutte le rotte commerciali attive. Sembra che non ne abbiamo in corso. Alberi e nebbia, no, che tristezza, toglierli, dai. Ok, proviamo a vedere un attimo la mappa politica. La mappa politica ci fa vedere tutte le nazioni, ci fa vedere l'altitudine. Ok, il morale dell'esercito.
il confronto con noi, questo è molto interessante. Va bene, poi abbiamo qua una panoramica commerciale e va bene, anche perché non c'era niente al momento. Panoramica strategica, se cerchiamo qualcosa in particolare ci fa vedere dov'è. Tipo, vogliamo conquistare delle cave di pietra, sappiamo che sono in queste zone. Buona a sapersi. Qua ci sono le risorse, oro. Non ci fa vedere quanto ne guadagniamo. Sembrerebbe di no. Consumo più elevato, produzione più elevata, che figo. Io, ragazzi, sapete che adoro questo tipo di mappe. Ok, poi abbiamo carbone. Strano che ci sia il carbone, però va bene. Pietra, ferro, no, non volevo che andassi a nord. Abbiamo il cibo, il legno, la conoscenza. Vabbè, ma non voglio entrare in questa mappa, quindi influenza, numero di schiavi. Ah, che bello, ci fa vedere anche il rapporto schiavi-cittadini che è del 20%, e l'ideale ci dice 25-45, numero di cittadini 39,5. Li possiamo considerare 39.500? O secondo voi sono di più? Beh, di sicuro non 39 milioni. Felicità 100%. Qua abbiamo la finestra mappa obiettivi e abbiamo allora Lega del Nord. Posizione della Macedonia tra le nazioni elleniche resta periferica. Dobbiamo stringere amicizie e patti militari con stati della nostra stessa situazione per ottenere il rispetto del resto del mondo. Apri la finestra, mappa obiettivi. Quindi dovremmo allearci con queste nazioni qua. Molossi, Lega Tessala, Fiere Tessele e Calcidica. Bello che mi fa vedere il resto terra. Grazie per avermi specificato che è la terra, sia mai che non l'avessi capito. Poi abbiamo vendetta. La Macedonia in lutto, re Perdicca è caduto in battaglia combattendo contro le tribù illiriche. Suo figlio non è che un bambino, dunque spetta a te raccogliere il mantello e la spada, perpetrando la nostra vendetta sui Dardani. O i Dardani. Dardani, direi che suona decisamente meglio. Popolazione, truppe, colonie, lavoratori. Sono una popolazione numerosa, ci permetterà di portare a termine i nostri grandi piani di espansione, ma dobbiamo prima aumentare la produzione di cibo così da poter sfamare la nostra gente senza dover dipendere dalle importazioni. Ah, un po' di autarchia così subito. Riforme militari, la Macedonia è considerata una nazione arretrata, ma anche noi siamo di stirpe ellenica. Chiunque non lo riconoscerà assaggerà la nostra spada. Hai capito o no che siamo civilizzati? Eh? No? Va bene, ok. Una spada nello sterno anche per te o nello stomaco, a seconda dei gusti. Ma dobbiamo prima affilare le nostre armi, se no come fanno a penetrare? Come prima cosa dovremmo ricercare unità militari avanzate, addestramento d'élite e difesa dei cittadini più forti. Edessa e Edigai, mentre il nostro popolo piange il suo re, dobbiamo fare in modo di difendere le città di Edessa e Edigai. Se una di queste dovesse cadere, ci troveremmo in una situazione molto grave. Fai tutto il possibile per difenderle. Risorse: se vogliamo fare della Macedonia una delle nazioni più potenti, dovremmo appropriarci di risorse sufficienti attraverso lo sfruttamento del territorio, il commercio o entrambi. Va bene, quindi questi sono i nostri obiettivi. Poi qua cosa abbiamo? Apri la finestra. Decisioni di Stato. Allora, sono divisi in economico, militare, civile, politico, sociale e emergenza. Al momento non le possiamo fare perché il tutorial è attivo e questo non è il compito corrente. Però diamoci un'occhiata. Nuova religione, lavoro forzato, manometti gli schiavi? Ah, è nel termine bello, latinizzato, che vuol dire concedergli la libertà. Castiga gli schiavi, riforma agraria, una grande moda del periodo. Distribuzione di cibo. Assumi un generale, costruisci la Sclepeion. Ah, ok, giustamente. Asclepio è il dio della medicina, l'Asclepio è un ospedale. Promuovi il culto imperiale, mi sembra sempre un'ottima idea. Addestramento agoghe. Forma di disciplina militare in uso a Sparta come parte della sua tradizione. Questo è interessante. Assolda mercenari, non per niente siamo greci. Riforma militare, recluta gli ausiliari, leone della vittoria, memoriale della battaglia, mausoleo, parata militare, decima l'esercito, interpreta i paesaggi. Molto belle queste decisioni. Leone della vittoria, memoriale della battaglia, mausoleo. Ok, politico, sempre assume il generale, costruisci un colosco, nuova religione, partecipa alle Olimpiadi, rete di spionaggio, parata militare, ok, chiama gli accademici, interpreta i paesaggi, va bene. Sociale, anche queste le abbiamo già viste, ci sono anche lezioni, giochi. E sempre chiamare gli accademici. Di emergenza abbiamo sequestra le proprietà, decima l'esercito, riforma agraria e distribuzione del cibo. Mica male. Ora, abbiamo visto che abbiamo un tot città, noi che sono Pella ed Edessa, Aigai, Terma, e ce n'è un'altra ancora. Non dobbiamo perdere Aigai, Aigai e Edessa, ha detto.
C'era una quarta città, Amfipoli? Amfipolis, sì. Sì, è nostra. Le città sono elementi costitutivi. Ora sai come selezionare un elemento mappa. Ah, questo dovevo fare essenzialmente. Ok, una volta selezionato l'elemento mappa viene evidenziato e informazioni dettagliate su di esso sono mostrate nel menu unità dell'angolo in basso a destra, qui. Se vuoi selezionare un elemento mappa, usa il clic sinistro. Il menu mostra informazioni importanti riguardo all'elemento mappa selezionato, le sue proprietà o il danno. Le icone quadrate sul bordo sinistro del menu rappresentano i diversi attributi e le abilità dell'elemento, mentre i pulsanti... Quindi qua, ma non c'è niente... le icone quadrate sul bordo sinistro, mentre i pulsanti lungo il bordo inferiore dello schermo mostrano le azioni disponibili. Per navigare più rapidamente e passare tra le unità attive, puoi usare questo pulsante nella parte del menu unità per passare automaticamente dall'unità selezionata alla prossima unità in attesa di ordini. Quindi passiamo da Amphiflos, Appella, eccetera eccetera. Ben fatto, proviamo a muovere alcune tue unità. L'unità che puoi muovere è evidenziata e la freccia arancione suggerisce la nuova posizione. Se non vedi la freccia arancione sulla mappa, potrebbe essere necessario usare lo zoom. Questo pulsante indica all'unità di muoversi verso una nuova posizione. Il gioco inoltre presenta inoltre azioni predefinite, creando una selezione di ordine e movimenti più rapida. Quando muovi il cursore sull'elemento mappa, diverse azioni predefinite saranno disponibili in base al tipo di elemento mappa e alla casella. Nella maggior parte dei casi l'azione predefinita è muovi unità. Per cambiare l'azione predefinita, tieni premuto CTRL. Babboon. Ok, ma già selezionato questa, tasto destro e via così. E non ho fatto in tempo a guardarlo. Va bene, mi fa spostare anche questa unità. Qua abbiamo delle unità di cavalleria che possiamo spostare. Qua ci sono delle pecore. Sono stati catturati i territori. Ah, ok. Continua ad espandere i confini dei tuoi domini. Probabilmente nella scorsa schermata mi ha detto: ehi, se ti muovi nei territori dei nemici, li conquisti i territori. Ma io l'ho letto? No. Guarderò io stesso la mia registrazione per vedere cosa c'era scritto. Spero che voi abbiate letto, se no tornate indietro, mettete in pausa e avete questo privilegio. Continua ad espandere i confini dei tuoi domini, ma ti servirà una rete stradale all'altezza se vorrai costruire un impero degno di questo nome. Le strade giocano un ruolo importante nello sviluppo di una nazione. Collegare città, edifici e risorse con delle strade aumenta la mobilità delle tue unità e la produzione di risorse. Solo i coloni possono costruire strade e ponti. Ordina al tuo colono, di costruire la strada. Va bene, colono dove sei? Mi piace comunque, è una via di mezzo tra diversi titoli. Perché sembra per certi versi un Paradox, ricorda per altri un Total War e per altri sembra un Age of Empires, è figo. Tra l'altro qua vedo che sono tutte le altre azioni, vabbè, vuole che costruisca una strada e così sia. L'ha fatta ben lunga sta strada, non mi aspettavo così tanto. Ora proseguiamo con lo sviluppo dell'impero, mettendo a cultura le nostre terre. Tutte le città e gran parte delle unità hanno bisogno di cibo per continuare a funzionare. In mancanza di cibo i tuoi eserciti si ribelleranno, le città scoppieranno rivolte e gli abitanti se ne andranno, c'è addirittura l'emigrazione, wow, in cerca di una vita migliore. Per migliorare la produzione di cibo è necessario ordinare ai coloni di costruire campi e fattorie intorno alle città. Ricorda che solo le pianure e le praterie possono essere coltivate. Ok, un colono vicino a Terma, va bene, gli facciamo fare... Questa qua cos'è, una palude? No, sembra una palude, questa è una palude. Muoviamo l'unità qua. Qua mi dice subito: ehi, vuoi costruire una bella fattoria? Sì. Ma che bellino però. Perfetto. I coloni possono rendere produttive le terre incolte. Il primo turno è quasi finito, ma diamo un'occhiata al menu di gioco. Nell'angolo... Ecco, anche un Civilization mi ricorda. Nell'angolo in alto a destra dello schermo. Questo pulsante apre il menu principale. Questo apre la guida del gioco chiamata Libreria Imperiums, dove potrei trovare... Bene, c'è un tutorial, ok. Ora tocca agli altri giocatori fare le loro mosse. Quindi è un gioco a turni, va bene. Termina il turno e osserva le mosse degli altri giocatori. Oh, ma devo proprio. Tra l'altro, prima posso vedere un attimo cosa abbiamo? Perché qua c'è un'armata. Va bene. Giusto per guardare un po'. Ah, e questo non mi piace. Ovvero si sposta tra le unità in modo indiscriminato. Non lo fa a seconda di cosa sono. Tra l'altro nelle città ci fa vedere la popolazione. Se io clicco così... Cosa mi fa vedere? Mi fa vedere il numero delle difese, attuale di unità all'interno, salute attuale, il numero di cittadini, ok, quindi decisamente questo è un numero di migliaia, abbiamo 40.000 abitanti,
Rifornisce 5 unità, morale generale direi che è alto. Ma sembra ottimo, oserei dire. Prima di passare il turno, però, vediamo la finestra di stato, che non l'avevamo guardata. Condizioni di vittoria soddisfatte, 31%, wow, obiettivo raggiunto 50%, quanto adoro questi grafici. Estensione del territorio, area di 20.000 km, la dimensione del nostro paese è circa 20% più grande rispetto alla dimensione del paese, di un paese medio. Fighe queste informazioni che ci permettono di vedere a colpo d'occhio che abbiamo uno stato più grande, più popoloso e generalmente più potente del paese medio, ma siamo tipo... siamo una nazione emergente, per non dire in via di sviluppo, dato che non si usa più il termine. Ma possiamo vedere relazioni diplomatiche, decisioni di stato, panoramica strategica, commercio, il tipo di governo, utilizzo di risorse, statistiche e il tasso di natalità. 4 bambini per donna non è per niente malvagio. Effettivamente, se siamo un paese emergente, ha il suo perché. Abbasso ancora un pelo il volume, scusatemi, e terminiamo questo turno. I tuoi rivali stanno tramando? Bello che hanno tutti la loro icona, tra l'altro. Mo' piace. Oh, ce n'è di gente, ragazzi. Ah, giustamente dobbiamo stare attenti che non entrino nei nostri confini. E ci fa vedere le mosse di quelli che vediamo nella mappa. Nello specifico i Tessali. Prima abbiamo visto i Dardani o Molossi. Si chiamavano sì, Molossi. Per un momento ho detto, oh, Lega Calcidica, cosa vuoi fare? Non penserai mica di venirmi a occupare? Ah, ecco. Ah, ecco. Si stanno ampliando, poi abbiamo Corcira. Volendo potrei saltarle, eh. E sapete che io quasi quasi lo faccio. Chiudi la presentazione delle azioni degli avversari. Sono giunte notizie preoccupanti. Iniziamo male. Bene, mi piace il vostro spirito. Le tribù dei Dardani stanno marciando verso i nostri confini settentrionali. Delle unità ateniesi sono state viste percorrere il fiume Aleacmone, puntando verso la nostra città di Aigai. Dobbiamo adattare il tutorial in modo da poter far fronte a queste minacce. Dovremmo dare una bella lezione sia ai barbari che agli arroganti ateniesi. Iniziamo dal sud. Fortunatamente c'è un'unità di stanza presso Aigai. Essa potrebbe posizionarsi nella città, aumentandone notevolmente le difese. Ma sembra una buona idea. Ma scusa, non sei già posizionato nella città? Sei sopra la città, ma non dentro la città. Vuoi entrare in Aigai? Sì. Ora, come liberarci delle orde dei Dardani che si avvicinano ai nostri confini? La città di Lincestide, o Lincestide, è la base da cui sono partiti i loro guerrieri per venire a razziare le nostre terre. Porta un'unità vicino alla loro città. Tu dici, rispondiamo al fuoco con il fuoco. Qua c'è un'unità nemica, le pattuglie dei Dardani sorvegliano i dintorni della città. Fai attenzione, i nostri guerrieri sono particolarmente adatti ai combattimenti nei boschi e nelle foreste. Forse siamo un po' barbari anche noi, dopo tutto. Sfruttiamo questo vantaggio. Come abbiamo già detto, diversi tipi di unità sono adatti a terreni diversi e questo influisce sulle loro abilità e mobilità. Puoi accedere rapidamente alle informazioni relative all'affinità con il terreno, nei suggerimenti e nella scheda elementi mappa della libreria Imperiums. Scusa, ma guardando sull'unità non vedo che c'ho un vantaggio. Bonus attacco del terreno, bonus difesa del terreno, strada ferrata, campo. Ah, lui dice spostati qua così hai un bonus difensivo. Se faccio così, invece, noi non abbiamo benefici nel combattere in quel territorio e loro hanno un beneficio nel difenderlo. Quindi non alla grande, decisamente. È possibile anche vedere le caratteristiche. Vedo una spadina che immagino sia la forza. 1,7 è quello scudo che sembra uno scudo crociato sabaudo quasi. Direi che la difesa e poi abbiamo la velocità. Va bene. Spostatevi qui. E ci faremo attaccare da loro. Hanno anche la cavalleria. Ci siamo avvicinati furtivamente alla città. Se lo dici tu, non è il momento di esitare. Non possiamo permettere che il nemico prenda l'iniziativa. Ogni assalto riduce l'abilità difensiva del difensore. Usa questo a tuo vantaggio e pianifica degli attacchi a ondate, prendendo di mira la stessa unità con molte delle tue. Non dare loro un attimo di tregua. Mi sembra una grande idea. Usa questo pulsante per attaccare un elemento nemico sulla mappa. Però, ragazzo, io non attaccherei loro, sinceramente. Allora, mi consiglia di muovere... Ah, perché mi dice, muovi la cavalleria qua insieme agli altri e poi attaccali tutti insieme.
Allora, consigli del comandante, esito incerto. Precisione della previsione, valutazione affidabile. Probabilità di ritirata dall'attacco 70. Bonus attacco al terreno meno 30, casella rifornita. Il modificatore per il mio terreno in avanzata meno 20. Non mi sembrano grandi prospettive, però. Proviamoci. Gli oggetti militari sono unità di cavalleria e non mi ha fatto vedere niente. Allora, Macedonia, l'armata di Cleombrotus, Regno di Dardania, l'armata di Kriemir. Si vede che sono barbari. Autosufficiente raccoglitore, sono dei tratti, direi. Riduzione dei costi di mantenimento turni per l'unità militare, autosufficiente. Miglioramento autosufficiente, rende l'unità completamente indipendente dalle linee di rifornimento, mica male. Nei sentinelle, l'elemento mappa riceve un bonus difesa. Parità. Salute dell'attaccante prima, con tutti i bonus di difesa prima della battaglia. Salute dell'attaccante dopo. Non è che ci sia andata alla grande. La nostra unità di cavalleria non ha riportato una vittoria decisiva. Abbiamo perso il fattore sorpresa. Puoi vedere i dettagli relativi alla battaglia nella finestra risultati battaglia, che compare dopo il combattimento. Ok, quella che abbiamo visto. Qui puoi vedere i fattori che determinano l'esito della battaglia. La nostra unità ha perso molti uomini durante la battaglia e ha bisogno di rinforzare i suoi ranghi. L'infrastruttura più vicina dove può fare questo si trova presso Edessa. Invia l'unità Edessa e clicca il pulsante cura interna per riportare l'unità a forza piena. Ci sono molti modi per curare le unità e cura interna è il più veloce. Devi condurre l'unità verso un'infrastruttura o una città dove quel particolare tipo di truppe possano essere reclutate, addestrate e curate. Ok, io non so perché ho questa tosse così, però vabbè. Quindi siamo tornati a Edessa, cura all'interno ci costa oro e ferro. Ah, me lo faceva vedere là sopra. Ottimo. E quel numero che viene sotto? Ok, ci fa vedere quanto ce ne rimane. Azz, utilizziamo. Ah, ma questo sapete che? Forse è il manpower più che la popolazione. Sì, direi che è una sorta di manpower. Ha senso, ha senso. E sapete che se abbiamo perso 200 uomini e rinforzandolo abbiamo perso 2, vuol dire che secondo me abbiamo 4000 di manpower più o meno. Ci vorranno alcuni turni prima che l'unità sia nuovamente pronta. Ora torniamo ad occuparci del campo di battaglia, che l'unità nemica ha subito dei danni durante la lotta e questa potrebbe essere la nostra occasione. Invia un'unità fresca. Ah, questa. Ok, scusa. Scusa, scusa, scusa. No. Io volevo selezionare l'unità. Eccoli. Loro. Grazie. Li spostiamo subito qui. E poi attacchiamo. Probabilità di ritirata 40%. Bonus attacco al terreno. Beh, ma in realtà non abbiamo supremazia assoluta. Precisione e previsione senza dubbio. Ma vabbè, se lo dici tu. Cioè, io non avrei attaccato. Però a quanto pare invece ci conviene. Vediamo se li sconfiggiamo. A quanto pare li abbiamo sconfitti. Trionfo! I nostri soldati hanno combattuto come leoni. L'armata di Eugenius. Che ha tratto anche lui sentinelle. 64 uomini sono morti, ma loro ne hanno persi molti di più, decisamente. Ah, maledetti barbari. Fantastico, la nostra prima vittoria. La fortuna aiuta gli audaci. Questo è tutto quello che possiamo fare per quanto riguarda la situazione dei nostri confini in questo turno. Ma c'è ancora lavoro da fare se vogliamo che la Macedonia diventi grande. Dobbiamo investire in infrastrutture cittadine. Possiamo costruire una nuova città presso il fiume Axios. Punto. Non solo le caselle fiume producono più risorse, ma sembrano esserci anche i resti di una cittadina abbandonata che renderanno la costruzione della nuova città molto meno costosa. Figo il fatto che si possono fondare nuove città, molto molto figo. Quindi questo colono, no, questo colono lo sposterebbe lì. Però ragazzo. Ah, prima ci devo spostare le truppe? Va bene, spostiamo le truppe qua. Ma scusa, ma questa è un'armata? Ah, sono gli eserciti che fondano le città? Non i coloni? Rendimenti iniziali più 3,9 di cibo e un po' anche di questa roba qua. Ah, legno, giustamente, giustamente. Braghitai, no. Sirra, Fanum, Menzala, Eption, Amastris, Serapis, Pixous, Tulingi, Ruteni, Motia. No, 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 no. Ne avevo trovato uno che non era male, Sirra. Abbiamo appena fondato la cittadina di Sierra. Hai fondato la tua prima città e sei parte dell'eredità che lascerai alle future generazioni. Le pianure intorno alla città dovrebbero essere arate per creare dei campi. Le caselle fiume e mare sono molto fertili, quindi è vantaggioso costruire nuove città lungo i fiumi e in riva al mare.
Buona a sapersi, però ragazzi, noi per questo episodio ci fermiamo. Io spero che il gioco vi abbia intrigato. Allora, dal punto di vista grafico, lo reputo normale, cioè comunque per uno strategico non è una componente così fondamentale, conta fino a un certo punto. Sembra che ci sia abbastanza profondità anche con questo minimo approccio iniziale che ci ha dato il tutorial. Il fatto che suppongo si possa giocare poi con un bel po' di nazioni, il fatto che ci siano vari scenari e parentesi, ho visto anche che si possono fare in mondi personalizzati, sono tutti elementi a favore della rigiocabilità. Ora c'è da vedere se prende. Di sicuro, per quanto mi riguarda personalmente, so che un gioco di questo tipo è molto causa dipendenza, oserei dire. È uno di quei tipi di giochi che dici, vabbè, dai, faccio solo un altro turno e poi 50 turni dopo dici, insomma, io dovevo fare altro. Ops. Comunque, legionari, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate qua sotto un bel mi piace per supportare questa campagna di Rextrite e i ragazzi, naturalmente, di Cube Games. E oltre a questo, naturalmente, vi ricordo di vi invito più che altro a commentare, più che con consigli e suggerimenti, in questo caso con le vostre opinioni. Io, legionari, vi saluto. E vi aspetto nel prossimo episodio di questa campagna di Let's Try con Imperiums Greek Wars. A tutti i legionari e a presto!